Trovare idee per i nostri video YouTube non è per niente semplice, ma trovare idee che portano traffico, visualizzazioni e nuovi iscritti costantemente, quello a tutto un altro livello. Quale argomento interessa i miei spettatori? Quali idee sono da scartare? Ci sono abbastanza ricerche su YouTube o Google per giustificare da parte nostra un video su quel tema? In questo video risponderemo a tutte queste domande e voglio darvi anche una soluzione pratica alla cosa, un step by step method, no? Un sistema passo a passo che vi permetta di strutturare il vostro sistema di ricerca delle idee e dopo sarete in grado di sfornare video come un panettiere sforna pane. Prima di tutto partiamo con le idee semplici, l'approccio semplice, idee che hanno funzionato per altri content creator nella nostra stessa nicchia, quasi sicuramente funzioneranno anche per noi. Come facciamo a trovare questi video? Questo è il canale di Nate Black, che a suo tempo aveva un canale molto più grande di 230.000 iscritti, che era Channel Makers. Creator Economy, parla ai content creator, agli youtuber nello specifico. La cosa interessantissima è che fa parte anche della nostra preparazione in quanto youtuber o persone che vogliono fare di YouTube una propria carriera lavorativa è sapere conoscere la concorrenza. Nel mio caso, anche se non è una concorrenza diretta perché la lingua parlata è diversa, conosco moltissimi canali nella mia categoria, quindi se fate per esempio calcio è interessante andare a trovare canali che parlano nella stessa maniera vostra di contenuti molto simili a quelli che portate voi. Andiamo su video e andiamo su popolari, ok? E la cosa interessante è che ci compaiono i video che stanno andando meglio, quelli più popolari del canale. Questo canale tra l'altro è aperto da poco, ha solo 22 video, però vediamo che tutti questi video sono parecchio recenti e sono tutti video che hanno fatto molte più visualizzazioni del numero di iscritti che lui ha. 40.000 iscritti, questo ne ha 222.000. Queste sono già le prime idee interessanti che possono darci uno spunto creativo per generare il nostro video. Nell'esempio, nel primo esempio abbiamo il tuo pubblico YouTube già esiste e vi spiego come fare a trovarlo. Questo per me potrebbe essere già un esempio molto pratico di un video che posso creare mettendoci il mio tocco. Quindi non vi sto dicendo di copiare questi contenuti, ma prendere ispirazione per poi crearne di nuovi con il vostro twist. E qua stiamo già infarinando il nostro pane, pronto per metterlo nel forno. Ma andiamo avanti con qualcosa di un po' più ancora concreto. Un'altra funzione interessante che possiamo utilizzare è un'estensione di Chrome, che si chiama vidIQ. Una volta che avete installato e collegato come da procedura, vi troverete di fianco a un canale questo pulsante qua, con scritto vidIQ, che è il logo, e tre puntini verticali. Se ci cliccate sopra e andate su View Trending Videos, quello che fa è la stessa cosa che vi ho detto prima, più o meno, ma applicata ai video che stanno andando meglio in termini di visualizzazioni costanti e recenti. Come vedete, abbiamo diversi video da quelli che ho visto prima. Questi sono video in trend, in tendenza, e questo potete farlo ovviamente con qualsiasi canale. Come vedete abbiamo il primo video, che è quello che sta facendo più visualizzazioni. Questo pulsante vuol dire 68.7 visualizzazioni per ora e dice consigli ormai obsoleti per YouTube nel 2024. Questa è un'altra idea per me, quindi ho già due idee che ho creato semplicemente guardando altri canali, quindi davvero comoda anche questa funzione. Se volete fare il passaggio successivo dovete andare proprio sul sito di vidIQ, e se noi andiamo, e ovviamente siamo loggati, andiamo su concorrenti, possiamo andare a inserire con l'opzione gratuita tre concorrenti con cui confrontarci. Io per esempio ho aggiunto tre creator americani che seguo molto, con tre diversi livelli di iscrizione: uno con 300.000 iscritti, che in realtà è inglese, uno con 2.8 milioni di iscritti e uno con 900.000 iscritti. Questo è un esempio ovviamente, e lui cosa mi dice? Ovviamente fa dei confronti di dati statistici e quant'altro, ma la cosa più interessante è proprio andare a vedere in fondo i migliori video dei tuoi concorrenti. Questa è praticamente un'altra opzione che vi mette insieme più video e vi fa capire quali stanno andando bene. Potete ordinarli per views. Io normalmente quello che faccio quando ho bisogno di nuove idee è andare su time period e metto questo mese. Vedete che ce ne sono tantissimi, moltissimi. Se poi andate a toccare quello che è il settore americano, è ancora meglio in realtà, perché avete anche più libertà di prendere spunti un po' qua e là, meglio rispetto magari a un creator italiano che magari ha fatto un video simile al vostro.
nastro, che risulta quasi più una copiazzata anche per una questione di lingua. E qua sono molto diretto in realtà, non sto lì a raccontarvela, a intortarvi la cosa, semplicemente capita molto spesso che il creator italiano prende spunto dall'americano e se ne vedono costantemente, che non c'è niente di male, perché semplicemente si va a servire un nuovo pubblico che magari non parla l'inglese. Quindi, se poi vogliamo, sempre parlando di panetteria, stare nella farina, la farina del nostro sacco, possiamo andare nella nostra dashboard, nel nostro YouTube Studio. Se non siete pratici di questa cosa, avete appena iniziato, in alto a destra trovate il menu di YouTube, potete andare su YouTube Studio e questo vi porta automaticamente alle analytics e a tutti i dati statistici del nostro canale YouTube. Andiamo su Analytics nel nostro esempio e andiamo su Panoramica. La cosa che vi consiglio di fare per andare a vedere quelli che sono i video che funzionano, che hanno funzionato per noi in passato, se ovviamente avete un canale nuovo non riuscirete a fare questa cosa, ma se avete un canale con già un po' di video all'attivo potete farlo tranquillamente. Nel periodo selezioniamo 90 giorni e come vedete abbiamo una lista di 10 video più popolari, togliendo poi quelli che sono gli shorts, che normalmente magari fanno più visualizzazioni. Nel mio caso rimango con 3 video, uno su le oscure verità dietro il successo di Michele Molteni, uno su Separa audio di gioco, chat, musica in OBS, nuovo sistema 2022, e uno sulle fotocamere come webcam. Come vedete, a parte il video di Michele Molteni del 2023, gli altri sono obsoleti, quindi questi potrebbero essere delle buone idee da riutilizzare e riaggiornare, perché magari ci sono dei sistemi migliori. Poi, stando nella pasticceria, non tutte le ciambelle vengono col buco. Magari il secondo video che fate sulla stessa tematica non ha lo stesso successo del primo, ma tanto vale provare, perché tante volte capita l'opposto. Quindi abbiamo dei video che vanno meglio del suo predecessore. Barra di ricerca di YouTube, questo è fuori di testa, ragazzi. Facciamo un esempio, dobbiamo iniziare a attivare un canale che parla, non so, di minimalismo, per esempio, ok? Se noi semplicemente digitiamo una ricerca minimalismo, vediamo subito cosa sta cercando la gente. Togliendo alcuni risultati in spagnolo, vediamo che dice minimalismo stile di vita, minimalismo estremo. Magari vogliamo partire con un nuovo progetto, un nuovo canale, e qua abbiamo già delle idee. La cosa figa è che se noi andiamo a cliccare su uno di questi termini di ricerca e abbiamo installato vidIQ, come vi ho detto prima, per esempio minimalismo estremo, lui ci dice quanto è la probabilità di successo ipotetica di un video su questo argomento che utilizza queste frasi. Oltre al fatto che ovviamente conoscete anche più creator che parlano di questo argomento, però vedete che questo ha uno score, quindi una probabilità di successo di 61%, perché il volume di ricerca è intermedio ma non c'è competizione. Questo non determina di fatto il successo o il fallimento di un video, ma se non c'è ricerca è difficile che poi YouTube spinga il vostro video, soprattutto se non avete già un canale affermato. Se vogliamo poi fare un passo successivo, possiamo andare a creare un sistema di autocompilazione che YouTube ci permette di fare. Questo è un trick che non sanno moltissimi. Se noi torniamo sulla nostra barra di ricerca, vediamo che lui completa la frase andando avanti. Se noi però vogliamo scoprire di più, semplicemente torniamo all'inizio della frase e digitiamo una barra bassa o underscore. Come vedete, abbiamo ulteriori termini di ricerca che ci portano alle ricerche che normalmente la gente fa, per esempio documentario sul minimalismo, podcast minimalismo, ci dà comunque altre idee, minimalismo come iniziare, minimalismo digitale, minimalismo estremo. Ecco, questi sono altri esempi. Se poi abbiamo dei termini di ricerca, per esempio, vi faccio un esempio, mettiamo come e la barra la mettiamo in mezzo, quindi l'underscore rimane in mezzo, abbiamo, come vedete in grassetto, delle nuove frasi ancora. Quindi, per esempio, come fare la missione minimalismo obbligatorio, che probabilmente sarà, non lo so, qualcosa di particolare, però è un'altra ricerca correlata. E si sta già aprendo un mondo, ma ne ho ancora di più, ma ancora più belli. Se noi andiamo su trends.google.com, tutti i link li trovate in descrizione, anche con tutti i link del mio sito internet, se volete entrare in contatto con me, abbiamo un nuovo mondo che si sta per aprire alla nostra immaginazione. Quindi quello che dobbiamo fare qua è fare dei confronti per trovare nuove idee e vedere cosa funziona. Supponiamo che abbiamo un canale di fotografia, quindi vogliamo scoprire quale brand può funzionare di più e cosa sta cercando di più le persone. Per esempio, partendo con Canon, abbiamo tutto quello che è la ricerca riguardante Canon, anche i posti dove c'è più ricerca in Italia, ma noi vogliamo fare un confronto per capire qual è il migliore. Qui potete aggiungere diversi produttori di fotocamere, per esempio adesso ho aggiunto Canon, Sony, Panasonic, Nikon, potete aggiungerne una quinta, quindi fino a 5, e potete effettivamente confrontare come stanno
stanno andando. Io ho inserito ultimi 90 giorni, come ho fatto prima su Analytics di YouTube, su Studio, e ho messo ovviamente ricerca di YouTube perché a noi interessano le ricerche di YouTube. Quindi questo vi dice quanto effettivamente è popolare un brand, quindi quanto può valerne la pena fare una recensione rispetto a un altro, soprattutto se siamo un canale piccolino. Se navighiamo su Sony, come vedete, è in grande vantaggio rispetto a Canon, che comunque è sotto, e poi Panasonic e Nikon, che sono ancora un po' più in basso, quindi c'è meno ricerca. Quindi avrebbe più senso fare magari video su Sony. Questo è un esempio, ovviamente, perché poi quando si parla di fotografia ognuno ha la sua fotocamera, il suo brand di riferimento. Però questo è per farvi capire. Tornando alla nostra search bar, voglio farvi vedere un ulteriore modo per trovare nuove idee e capire magari qualcosa che sta andando in tendenza in un settore. Supponiamo di avere un canale gaming. Io ho inserito Call of Duty Ita, e come vedete abbiamo tutti i video che però ho filtrato. Se noi clicchiamo su filtri e inseriamo questo mese, quindi gli ultimi caricamenti e numero di visualizzazioni, abbiamo gli ultimi video che stanno andando bene caricati nell'ultimo mese. Da qui possiamo analizzare quelli che sono un po' i pattern per capire cosa sta andando per la maggiore. Per esempio, uno dei più visti è questo di Moonride, che parla di una arma misteriosa da non usare su Warzone. Se scendiamo abbiamo ancora questo che fa vedere un'arma e parla di classi su Warzone. Scendendo ancora, a parte video che non sono collegati, vedete qua ancora un'arma, bombe, ancora un'arma. Quindi abbiamo capito che se noi parliamo di armi su Call of Duty potrebbe funzionare. E poi qua, fatto questo, siccome abbiamo sfornato un bel po' di bei panini, come vi ho detto, abbiamo un po' di consigli pratici, quello che voglio fare in questo momento, okay, scusate, è guardare questo video qua, dove ci sono altre 5 idee molto fighe per i vostri canali. Alla prossima. Buono. Panino della Lidl. Oh my.